Luca Zaia, governatore del Veneto, è sbarcato ieri a Cagliari per sostenere Christian Solinas, il candidato presidente del centrodestra, gioca in casa, Poggio dei Pini, borgo limitrofo al comune di Capoterra. Il senatore del Pisdazza e il governatore della Lega della regione Veneto hanno anche fatto un sovraluogo nell'area dove la giunta PD di Capoterra intende realizzare un viadotto che, secondo l'ufficio stampa di Solinas, è stato definito dai cittadini di rara bruttezza. Noi siamo a fianco alla Sardegna, siamo a fianco a Christian. Non è vero che bisogna chiudere l'azienda in Sardegna, bisogna valorizzare quello che c'è. Io sono stato ministro, l'agricoltura vera è quella dei calli sulle mani, è quella di chi vive di agricoltura, non l'agricoltura di chi fa finta di fare agricoltura perché i soldi li prende da altre parti. Allora più soldi diamo agli agricoltori veri, più risaniamo l'agricoltura di questa regione, che ha agricoltori veri. Noi un'idea di Sardegna ce l'abbiamo, possiamo fare affidamento anche su modelli che già funzionano e Luca Zaia è una garanzia in questo senso perché ci può dare una grossa mano sia nell'importazione del buon governo che si fa in Veneto, sia per il ricordo che ne abbiamo tutti da Ministro dell'Agricoltura quando ha risolto problemi veramente annosi. Noi qui viviamo oggi il problema del prezzo del latte, ad esempio, quello del latte di pecora che costa meno di una bottiglia d'acqua minerale. Servirebbe una strategia, una programmazione, tutto questo non c'è stato. Nel mondo agricolo i pagamenti sono in un ritardo inaccettabile, i premi si pagano dopo un anno e mezzo, addirittura per i primi insediamenti dei giovani in agricoltura le famiglie si sono indebitate per dare la proprietà del terreno ai loro figli e ancora non sono stati pagati quelli che dovevano esserlo. Quindi credo che si debba ripartire veramente da capo e lo si debba fare seguendo i buoni modelli che esistono già in Italia, in Europa e nel mondo. Dobbiamo ricontrattare il nostro patto di stare insieme con lo Stato e vogliamo ricontrattarlo aumentando autonomia e responsabilità.